Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Colpo grosso dei carabinieri che hanno arrestato 3 persone e hanno sequestrato 5.000 pasticche di ecstasy e più di 1 chilo di chetamina. Guardate. 5.000 pasticche di ecstasy e 1 chilo di chetamina, un tesoro da 105.000 euro, quello sequestrato dai carabinieri di Prato a 3 cinesi, 2 uomini di 39 e 29 anni e una donna di 42, arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz è scattato la notte scorsa in via Erbosa, dopo giorni di appostamenti e pedinamenti. È un servizio che ci ha consentito appunto di arrivare a questo sequestro molto importante per la comunità, diciamo, nell'ambito della comunità cinese, perché insomma sono quantitativi veramente considerevoli. La droga era tutta contenuta in un beauty case insieme a più di 5.000 euro in contanti, a dimostrazione del fiorente giro di spaccio messo in piedi dai 3, tutti con precedenti penali specifici, gli ultimi risalenti ad appena un anno fa. La recidiva infraquinquennale, così si chiama tecnicamente il reato commesso entro i 5 anni dalla precedente condanna, fa rischiare ai 3 cinesi pene tra gli 8 e i 10 anni di reclusione. Tutti in regola con il permesso di soggiorno, di fatto senza fissa dimora, coinquilini in un appartamento in via Erbosa, i 3 arrestati sarebbero al vertice della filiera dello spaccio. Abbiamo attenzionato un'abitazione dove avevamo notizia che ci fossero insomma persone dedicate allo spaccio, quindi a seguito di vari servizi ieri sera abbiamo deciso di far effettuare l'intervento. Lo stupefacente è stato trovato nell'abitazione insieme all'occorrente per il confezionamento delle dosi destinate alla cessione al minuto e al rifornimento su più larga scala dei frequentatori dei circoli gestiti dai cinesi. L'indagine è cominciata a marzo con il sequestro di un piccolo quantitativo di ecstasy. Da lì in avanti i carabinieri hanno seguito il filo conduttore che li ha portati a individuare anche una fabbrica di ecstasy. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire alla fonte di approvvigionamento dello stupefacente che arriverebbe dall'estero, ma che sarebbe però lavorato nella zona di Prato. Il sospetto è che la chetamina, che all'origine è liquida, venga liofilizzata una volta ricevuta attraverso apparecchiature come quelle in uso alle aziende farmaceutiche facilmente reperibili sul mercato. E in concomitanza alle iniziative del settembre pratese, i carabinieri hanno intensificato i controlli su tutto il territorio e un ulteriore rafforzamento sarà fatto nei prossimi giorni in occasione della riapertura delle scuole e anche del ritorno al regime di tutti i servizi. Controlli sul territorio serrati e un'ondata di denunce. Sì, negli ultimi 4 giorni abbiamo intensificato i servizi di controllo del territorio nell'ambito di tutte le stazioni e della radio mobile. E abbiamo raggiunto un risultato di 19 denunce in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Prato per reati inerenti agli stupefacenti, reati contro il patrimonio. E in particolar modo segnalo l'inottemperanza del foglio di via obbligatorio e di altre misure di prevenzione quali il divieto di ritorno nel comune di Prato. Quindi stiamo proseguendo incessantemente l'attività di contrasto a questi fenomeni che, sebbene di basso livello dal punto di vista della violenza e della percezione di sicurezza, sono per noi importanti. E in particolar modo segnalo l'attività anche della prevenzione nell'ambito degli stupefacenti per ciò che concerne la segnalazione anche degli assuntori, perché anche gli assuntori vengono segnalati in prefettura per i provvedimenti nei loro confronti. Dalla cronaca alla pagina dell'economia parliamo di manifatturiero. Nel secondo trimestre di quest'anno la produzione pratese ha registrato un meno 3,4%. Confindustria dice che la gelata prevista è dunque arrivata. Eleonora Barbieri. La gelata sul manifatturiero è arrivata e a Prato è più pesante che a livello nazionale. Ad annunciarla è Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscano Nord, con in mano i dati sulla produzione nazionale del territorio di riferimento dell'associazione. Nel secondo trimestre 2019 la produzione ha rallentato decisamente, tanto che nessun settore a Prato porta il segno più. Il risultato finale segna meno 3,4% rispetto al corrispondente trimestre 2018, peggiore rispetto alla media nazionale.
nazionale è comunque negativa, meno 2,2%. Solo i produttori di tessuti riescono a contenere il danno registrando meno 0,6%. Il momento è delicatissimo, afferma Grossi. Siamo un paese esportatore e il rallentamento dell'economia mondiale incide sui mercati, rendendoli meno ricettivi rispetto ai nostri prodotti di alta qualità. Mentre d'altra parte non è pensabile competere coi paesi emergenti sul fronte dei prodotti a basso costo. Se a questo si aggiungono le limitate performance del mercato interno, si capisce bene perché stiamo producendo meno. Ma l'errore più grande che il paese potrebbe fare è vivere questa situazione come una fatalità su cui non si può incidere in alcun modo. Qualcosa si può fare invece, il futuro dell'economia nazionale dipenderà in gran parte da questo, rendere le nostre imprese più competitive agendo anche sui fattori di contesto legati a normative e a scelte politiche nazionali, regionali e locali. La classe politica deve affrontare questi temi con serietà e senso di responsabilità. Due i capitoli su cui le scelte della politica sono determinanti per Confindustria, il cuneo fiscale, contributivo e le infrastrutture. Per il primo si calcola che dal 2000 a oggi la media europea è diminuita di 1,3 punti, mentre in Italia è aumentata di 0,8 punti. Per il secondo invece Confindustria chiede alla politica di non decidere in base al consenso elettorale, ma secondo ciò che è necessario per far crescere il territorio. Niente palestra ristrutturata per gli alunni del Gramsci Keynes. La provincia ha risolto il contratto con la ditta vincitrice dell'appalto, che ha accumulato un pesante ritardo nel gestire il cantiere. A fronte della situazione che malgrado il nostro lavoro si è venuta a creare, precisa il presidente Francesco Pugelli, lo vedete in queste immagini, l'obiettivo della provincia è stato quello di non far perdere nemmeno un'ora di attività fisica ai ragazzi. Per questo gli uffici si sono immediatamente attivati in due direzioni: da un lato risolvere il contratto con la ditta inadempiente così da poter riaffidare velocemente i lavori e dall'altro intervenire sugli spazi in modo da salvaguardare la didattica senza arrecare disagi ai ragazzi. I lavori, per un importo di 350.000 euro, prevedono l'ammodernamento e la ristrutturazione della palestra e dopo la risoluzione del contratto potranno essere nuovamente affidati. L'attività didattica verrà garantita grazie a un intervento che isola l'area dei lavori da quella necessaria alla scuola, in modo che gli studenti possano utilizzare il piano giochi e anche gli spogliatoi. Parliamo di Contemporanea, festival che compie 20 anni e che continua a crescere. Ha seguito per noi Alessandra Grati. Ventesima edizione di Contemporanea Festival, la rassegna ideata dal Metastasio che quest'anno in 10 giorni, a partire dal 20 settembre, presenta 31 spettacoli per un totale di 51 rappresentazioni, curate da 32 compagnie, di cui 9 sono straniere. Per noi è quello che conta di più è essere riusciti a dare continuità a un progetto che rafforza questa immagine, questo orientamento di Prato per i linguaggi più contemporanei che ci circondano. Una città che è sempre stata proiettata all'esterno, sempre stata proiettata, diciamo, a nuovi prodotti, a nuovi territori e anche a nuovi linguaggi dello spettacolo. La novità di quest'anno è il ruolo che avranno le artiste donne. Abbiamo voluto in qualche modo affidarci alla visione politica delle donne. Abbiamo in qualche modo voluto, in maniera prevalente ovviamente, affidarci allo sguardo e alla produzione delle artiste che ci accompagnano in una visione di questa epoca, alla lettura di nuovi codici e nuove visioni che ci permettono di osservare il nostro tempo da un'angolazione che non è l'altra parte ma è una parte fondamentale. Un programma che si muove fra i 4 teatri cittadini, il Chiesino di San Giovanni e lo Spazio K. Contemporanea porta artisti che hanno, come dire, più difficoltà ad essere rappresentati in alcuni tipi di teatro e svolge una funzione fondamentale per interpretare il teatro di domani e di dopodomani. La Regione Toscana finanzia con 50.000 euro il progetto. Mentre prima veniva finanziato attraverso il bando sui festival, poiché sempre più è diventato appunto la quarta gamba del Metastasio, da quest'anno direttamente noi assegniamo il finanziamento anche per il Festival Contemporanea al Metastasio, che poi, come dire, costruisce insieme a Donatini il festival.
E appoggio a Caiano, è partito il conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con l'assedio alla villa. Eleonora Barbieri. L'edizione 2019 dell'assedio alla villa è stata inserita tra le manifestazioni sostenute dal MIBAC attraverso il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica con un contributo di circa 6.000 euro. E questa è la notizia dell'ultima ora arrivata alla vigilia della tre giorni intorno alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, patrimonio dell'UNESCO. La manifestazione, che attraverso spettacoli, performance, musica, visite guidate, cortei ed eventi speciali ripercorre 5 secoli di storia della splendida dimora medicea, si terrà da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Per festeggiare il suo 35esimo compleanno, l'assedio ha scelto come tema Meraviglia Toscana e sarà dedicato al genio Leonardo da Vinci e a Cosimo I de' Medici. 500 anni dalla morte di uno e 500 anni dalla nascita dell'altro, e quindi anche noi abbiamo voluto omaggiarli. Gli spettacoli, partendo proprio dalla villa, saranno delle proiezioni creative, una in particolare nuova che racconterà proprio il territorio partendo da Vinci fino a Poggio a Caiano, in un volo proprio realizzato con le moderne macchine volanti, quindi droni. E un altro spettacolo sempre dedicato a Leonardo da Vinci, che mixa tecnologie fuoco e LED. Rievocazione storica, cultura, ma anche buona tavola e tanto vino che sgorgerà dalla Fontana del Mascherone già venerdì sera. Una grande manifestazione che vede in campo oltre 400 volontari. Quello che emerge nei tre giorni dell'assedio è proprio l'appoggio dei volontari, delle circa 10 associazioni che sono dietro all'organizzazione, insomma di tanti poggesi che si mettono a disposizione questa festa, la rendono così unica, permettono di conoscere il nome di Poggio oltre ai confini anche della Toscana, ma soprattutto in questi anni sono sempre di più cresciuti anche in termini di altissima qualità della festa. Era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, grazie per averci seguito e a tutti arrivederci.